There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Buongiorno Massimo. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ascolta Massimo, oggi volevo parlare con te di un argomento che ci sta molto a cuore. Proviamo a rispondere a questa importante domanda: perché bisogna pagare un consulente? Bella domanda Andrea, perché questa a volte ci scambiano per persone un po' venali, no? Cioè, è una cosa che diciamo sempre, insomma, magari farsi pagare poco, il giusto, però farsi pagare sempre, perché poi succedono delle cose che insomma non sono tanto tanto carine, insomma. Esatto, poi magari si innescano delle abitudini che a noi non piacciono molto, specialmente quando diciamo certe cose le fa il Ministero dell'Economia. Ho letto sulla Huffington Post online questa notizia che mi ha abbastanza stupito: il Ministero dell'Economia cerca consulenti con esperienza di 5 anni disposti a lavorare gratis. Capisci? Il Ministero dell'Economia, non il Ministero della Previdenza Sociale o il Ministero del Volontariato. Hanno proprio fatto un bando, Massimo, vedi? Un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito. Allora, Andrea, sappiamo benissimo che questa pratica è abbastanza usuale, anche presso istituzioni abbastanza importanti. Secondo me il cambiamento che c'è in questa situazione, che è quasi al limite del paradosso, è che c'è la trasparenza, cioè hanno fatto addirittura un bando per questo, no? Mentre noi sappiamo che in altre situazioni tutto si negozia all'interno di stanze più o meno chiuse. Certo, verrebbe da fare qualche battuta, no? Cioè che il Ministero dell'Economia ha deciso di fare economia. Secondo te qualcuno risponderà? O ci sarà una pernacchia generalizzata? Intanto io e te non potremo rispondere a questo bando, no? Come in quasi tutti i bandi che escono, noi difficilmente potremo rispondere. Questo magari ci potremo fare un ragionamento in un altro momento. Sull'idea che il Ministero dell'Economia debba fare economia, poi quando vai a vedere su amministrazione trasparente altri compensi, secondo me non è nemmeno quello l'interesse primario. Se vuoi andiamo a guardare, Massimo. Magari ci facciamo un giretto. Andiamo un attimo a vedere. Tutte le pubbliche amministrazioni hanno la sezione amministrazione trasparente e qualunque cittadino può vedere come vengono spesi i soldi, giusto Massimo? Esatto. Quindi spazio etico in questo momento è un comune cittadino, e adesso va a cercare la sezione amministrazione trasparente. Eccola là in alto. Sul Ministero dell'Economia. E qua in alto. Vediamo un po' se troviamo una tabella in cui ci dicono quanto li hanno pagati. Vediamo, vediamo, vediamo. Deve essere questa qua. Allora, per esempio, vedevo compenso annuo 75.000 euro, 75.000 euro. Immaginiamo Andrea che queste sono cifre forse anche più basse, comunque sono sempre stati questi incarichi di consigliere. Anche perché Andrea, qui presumibilmente questi consulenti non è che lo fanno a titolo continuativo, insomma, nel senso che loro avranno sicuramente il loro mestiere, la loro professione da svolgere, e poi fanno anche questo, quindi 75.000 euro l'anno, chiaramente noi dobbiamo poi immaginare giustamente che questi fanno anche un altro lavoro, insomma. E gli esperti sono tutti a carico gratuito, tutti a titolo gratuito. A questo bando di cui parlavamo all'inizio, di cui non mi interessa la scadenza perché io non penso di partecipare, qualcuno risponderà. Allora, la domanda è questa, Massimo, che volevo farti. Ma immaginiamo un esperto che quindi ha, voglio dire, un proprio posizionamento sul mercato, che decide di andare a fare il consulente per il Ministero dell'Economia a titolo gratuito. Se tutto fosse lineare, ovviamente ci sarebbe un incarico retribuito, perché da una parte c'è un interesse primario del principale che deve essere soddisfatto attraverso questo incarico, e dall'altra parte invece c'è l'interesse alla retribuzione da parte della gente. Ecco, questo è il rapporto d'agenzia lineare. Quando invece entrano in scena questi meccanismi, noi vediamo che alla relazione di agenzia si sovrappone una diversa relazione, una relazione che noi chiamiamo di scambio. Lo scambio non sappiamo, perché queste sono ipotesi che possiamo fare, non sappiamo se qui c'è l'apertura di una
di una relazione di scambio o la chiusura di una relazione di scambio, no? Nel senso che potrebbe essere l'incipit di qualcosa, di un credito relazionale che si avvia attraverso questo incarico gratuito, potrebbe essere la chiusura, cioè la remunerazione di un lavoro magari fatto gratuitamente, dopodiché bisogna in qualche maniera renderlo visibile a tutti gli effetti. Ti faccio un esempio che ti fa capire questa cosa. Tu sei il ministero, io sono il famoso candidato a titolo gratuito. Io accedo, faccio la richiesta e tu mi prendi a lavorare. Io ti lavoro per 2 anni gratuitamente. E alla termine di questa prestazione il ministero decide di alcuni incarichi, di avviare alcuni incarichi. Secondo te, no? Nei confronti di quello che ha lavorato 2 anni, che sensazione ha il titolare di chi poi dovrà fare questi incarichi? Io mi immagino due scenari, no? Che il soggetto che deve poi gestire la procedura per conferire l'incarico si senta in qualche maniera in obbligo di ripagare tutto questo lavoro gratuito. Oppure dall'altra parte che il soggetto che ha pagato, diciamo, che ha lavorato gratuitamente, ha la percezione che prima o poi dovrà passare all'incasso. Ma lo scambio può avere anche ad oggetto indirettamente il denaro, cioè non ti pago per una consulenza e poi ti garantisco una carica all'interno di una società controllata, così paradossalmente il ministero continua a non pagare e per conto suo paga la società controllata. È successo recentemente a Roma, l'ultimo scandalo di corruzione a Roma dello scorso estate, quella dello stadio, no? Vedeva protagonista un soggetto che era stato chiamato, non si sa bene a che titolo, come intermediario, e ha fatto chiaramente un ottimo lavoro. I magistrati dicono che quell'ottimo lavoro era il risultato di pratiche corruttive, evidentemente. Come è stato remunerato? Non è stato remunerato semplicemente, diciamo, come sei stato bravo, ma è stato fatto diventare presidente della CEA, cioè di una municipalizzata romana molto famosa, insomma, no? Quindi è all'ordine del giorno questo, questi sono scambi all'ordine del giorno, cioè si sovrappone una relazione di scambio che noi chiamiamo munus remuneratio, cioè il munus è il dono che impone l'obbligo, quindi ti faccio il lavoro gratuitamente, e la remunerazione. Il problema della remunerazione, come diciamo prima, è la sua assoluta incertezza, il fatto che si generano aspettative. Noi abbiamo parlato di proprio di questa vicenda in un post sul nostro blog, il blog di Spazio Etico, spazioetico.com, che vi invitiamo a leggere e a visitare, anzi invitiamo tutti quanti a mettere like sul video e poi andare a vedere il nostro blog. Quando osserviamo i patti corruttivi ormai consolidati, probabilmente sono partiti con forme di reciprocità, munus remuneratio, all'inizio, ed è per questo che nella nostra ecologia delle relazioni noi diciamo sempre: non sovrapponete mai una relazione di scambio a una relazione di agenzia. Finché siete nella relazione di agenzia siete tranquilli, sia se sia un'agenzia pubblica sia un'agenzia privata. Che significa stare in una relazione di agenzia? Farsi sempre pagare. Sì. Direi che, come dire, dal punto di vista dell'ecologia delle relazioni, il nostro principio è quello di non manipolare le relazioni, di non trasformare le relazioni di agenzia in relazioni di scambio. Dal punto di vista, diciamo, organizzativo, un consiglio, no, per chi lavora dentro e fuori dall'amministrazione, le relazioni tra pubblico e privato dovrebbero sempre prendere la forma di una relazione di agenzia, cioè essere basate su un contratto chiaro, no? Perché dentro alla relazione di agenzia tutti stanno tranquilli e tutto è chiaro. Bisogna essere consapevoli che quando si entra nello schema della relazione di scambio ci si mette in una situazione di rischio, perché poi cos'è in fondo la corruzione intesa come reato? È uno scambio occulto tra corrotto e corruttore, quindi si entra dentro quello schema lì. Però c'è una cosa che mi sfugge: ci sono tanti tipi di scambio, no? Per esempio c'è il baratto, oppure c'è il prestito. Cerchiamo un attimo di differenziarli, cioè
Mi sembra che il baratto sia una forma di scambio che può avvenire anche fra persone che non si conoscono e non si fidano uno dell'altro, giusto? Però poi a me vengono in mente altre forme di scambio, Massimo, che in realtà molto lecitamente sia io che te che tu abbiamo messo in piedi e stiamo magari vivendo nella nostra vita. Per esempio, il mutuo, il prestito, no? Io ti presto dei soldi. Cioè, la banca mi presta dei soldi e poi io mi impegno a ridarglieli. Questo, di fatto, è uno scambio. Però, quali sono le caratteristiche di questo scambio economico? Tanto è uno scambio codificato all'interno di un contratto e quindi è visibile ad entrambe le parti e chiaramente ha bisogno ovviamente di una certa fiducia, cosa che per esempio nel baratto non esisteva. E dall'altra parte c'è il corrispettivo per la banca, che è gli interessi, sono gli interessi. Quindi esiste una certezza sul se la remunerazione ci sarà, sull'entità della remunerazione, no? E quando ci sono queste due certezze, allora siamo ancora in una situazione, come dire, lineare. Ok, quindi diciamo sai che a me piace fare gli schemini, Massimo. Sì. Quindi diciamo in questa situazione qua c'è l'obbligazione Esatto. sorge per entrambe le parti in causa prima che inizi lo scambio. Invece nello scambio relazionale funziona molto diversamente da quanto ho capito, cioè l'obbligazione sorge dopo il primo, no? Come dire, dopo il primo atto, cioè sorge all'interno della relazione. Esatto, una persona fa un favore, quindi tecnicamente diremmo che realizza un'utilità e quindi assume in carico un bisogno di un altro soggetto, no? Che succede? Che l'altro soggetto assume anche l'obbligo di una remunerazione. Questa assunzione dell'obbligo è una percezione, nel senso che chi fa il primo passo nello scambio, in questo tipo di scambio che noi chiamiamo dono, potrebbe anche non volere nulla indietro, non essere remunerato, ma quel dono impone un obbligo dal punto di vista morale. E i vincoli non sono dei vincoli di tipo giuridico contrattuali, ma sono dei vincoli di tipo culturale. Esatto. Quindi Massimo, per concludere questa nostra simpatica chiacchierata, questa sorta di rassegna stampa di spazio etico che però alla fine prende sempre in considerazione soltanto un articolo, che cosa potremmo dire allora? Potremmo dire una cosa molto semplice, potremmo ribadire fatevi sempre pagare, lo diciamo ai consulenti, agli esperti, eccetera, eccetera, sapendo benissimo che quando sei giovane, quando magari sei inesperto o nelle transazioni relazionali che per esempio noi osserviamo nelle università, a volte è molto difficile rinunciare a un incarico, seppure a titolo gratuito, che ti permette poi un avviamento all'interno di un circuito relazionale che tu in qualche misura caldeggi di entrare. Dal punto di vista dell'organizzazione, invece, Andrea, che cosa potremmo consigliare? Potremmo consigliare, dicevamo prima, di cercare di strutturare sempre le relazioni tra soggetti interni all'amministrazione e privati, sempre in modo tale che quello che ne viene fuori è una relazione di delega. O al massimo sia una relazione di scambio, ma come dicevamo prima, scambio di tipo economico, in cui è chiaro fin dall'inizio quali sono gli interessi in gioco, abbiamo valutato bene l'affidabilità della controparte privata e c'è un accordo. Un altro consiglio che possiamo dare alle amministrazioni è questo: nell'ambito dell'analisi del rischio, analizzare proprio quelle dinamiche che sono in atto all'interno degli uffici, che hanno proprio l'aspetto di dinamiche di scambio. Quindi cercare di, insomma, mettere un po' il naso dentro agli uffici, per identificare queste dinamiche che non rientrano proprio all'interno del modello di agenzia, per metterle sotto osservazione. Certo, non è una cosa facile, perché spesso e volentieri magari queste dinamiche non sono
così palesi, però in determinate situazioni delle relazioni di scambio potrebbero essere messe in atto non in cattiva fede. È un po' come il conflitto di interessi, no? Non sempre situazioni di conflitto di interessi vengono innescate con fini corruttivi. Perfetto Andrea, allora ai prossimi appuntamenti con altri casi. Allora, buona giornata anche a te, buon lavoro e mi raccomando, non infilarti in qualche situazione di credito o debito relazionale. Adesso che ho capito come funziona. Anch'io starò molto attento, guarda, assolutamente. Ciao Massimo. Ciao Andrea, buona giornata a tutti.